Amici carissimi della Genova Carilon, campanari tutti della Liguria e anche da fuori dalla Liguria, vi presento, non in anteprima, queste sei campane della chiesa di Pino Soprano in comune di Genova. E oggi, festività dei santi Pietro e Paolo, siamo qui io e il signor Riccardo Frio, che fa da cameraman come al solito, per la festa patronale di questo bellissimo sobborgo di Genova. Cogliamo l'occasione per mandare un augurio di buon onomastico a Paolo Trebino, a tutti gli amici campanari che portano questo bel nome, questi bei nomi. Salutiamo anche i componenti della Genova Carilon che non sono presenti, che forse arriveranno, e tutti i campanari che avranno l'occasione, spero il piacere, di vedere queste suonate. Ringrazio i campanari di Arrone che ci hanno fatto pervenire l'invito per il raduno nazionale che si terrà nel loro paese, e contiamo, Dio piacendo, di potervi partecipare, anche se non so se saremo all'altezza di suonare i concerti forniti dalla pregiata fonderia. Scusate, mi è venuto un colpo di tosse. Niente, un caro saluto a tutti. E adesso magari qualche parola anche dal vicepresidente. Allora, tanto io colgo l'occasione ovviamente per il saluto generale a tutti gli amici campanari. Tanto le volevo fare i complimenti per la quadrettatura della camicia, eh? Hai visto? È un modello tovaglia? Sì, un modello tovaglia proprio. Volevo soprattutto ricordare i prossimi appuntamenti che naturalmente noi mettiamo sempre settimanalmente su YouTube. Naturalmente vogliamo ricordare che fine settimana, venerdì e sabato, saremo presenti naturalmente a Rapallo per la festa patronale, in Basilica Rapallo. In Basilica naturalmente. E poi voglio anche ricordare che sabato sera ci sarà un nostro gruppo che suonerà anche a Galaneto per la festa dell'Oratorio Sant'Alberto, che poi ci raggiungeranno ovviamente a Rapallo. E domenica colgo anche l'occasione per dirvi naturalmente che c'è la festa alle Capanne di Marcarolo, e la sera saremo anche presenti a Genova Campi per la festa naturalmente. Ecco, naturalmente ancora un appuntamento abbastanza imminente, perché è fra un mesetto. Sabato 7 agosto saremo presenti a Cremolino, Ovada, perché saranno inaugurate le 8 campane della parrocchia, e saremo ovviamente presenti, e ovviamente tutti gli amici campanari sono invitati. Mi perdoni signor Riccardo, perché io ho sempre la memoria, chi è che ha curato la fusione delle campane nuove? Praticamente la 7a e 8a che sono state aggiunte è la ditta Trebino di Uscio, ovviamente, che ha rinnovato tutto l'impianto elettrico, che non era neanche esistente, mi pare, a parte i quadranti e l'orologio naturalmente. Comunque facciamo un saluto generale a tutti gli amici campanari. Sempre nella campanile di Pino mandiamo un augurio e un saluto a Pietro Leoni di Moneglia, che oggi è il suo onomastico. Concertino che meriterebbe una 7a e 8a campana.